Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato al turismo dell'occulto. Era veramente da tantissimo tempo che non mettevo sul mio canale un video del genere. E voi sapete che se io ogni tanto non metto sul canale un video di questo tipo, non sono contenta. E quindi oggi vi parlo di una strada che si trova negli Stati Uniti, nel New Jersey in particolare, e si chiama Clinton Road. Attorno a questa strada ci sono veramente tantissime credenze e testimonianze particolari. Pare che sia veramente teatro di avvistamenti, strani fenomeni, eventi paranormali. Talmente tanti da aver fatto guadagnare a questa strada il titolo di strada più infestata del mondo. È una strada lunga circa 16 km, è completamente immersa nella vegetazione, ci sono attorno dei boschi e pare che proprio da qui arrivino tutti questi strani fenomeni. Ci sono delle persone che sostengono di aver avuto la sensazione di, mentre viaggiavano con la loro auto su questa strada, di aver visto o di aver sentito comunque la presenza di qualcuno che correva al fianco della loro auto. Molti si sono fermati per controllare, ma non hanno trovato nessuno. Altre testimonianze dicono di aver visto sul ciglio della strada un grosso cane con degli occhi gialli molto inquietanti che fissa i passanti. Addirittura ci sono persone che dicono di aver visto delle creature strane, quasi mitologiche, ma ovviamente su questo non ci sono né prove concrete né fotografie, e altre persone sostengono di aver visto delle scimmie che appartenevano a un vecchio zoo che si trova lì nelle vicinanze, ma che è stato chiuso negli anni 70. Gli studiosi però si sono chiesti come mai attorno a questa strada ci siano tutte queste testimonianze di fenomeni paranormali e di eventi strani e inquietanti. E sembra che questo sia collegato a dei fatti che sono realmente accaduti, quindi dei fatti storici di cronaca. Il primo coinvolge un ciclista che nel 1983, viaggiando sulla sua bicicletta, scoprì nel bosco adiacente il cadavere di un uomo. Furono fatte delle indagini e venne fuori dall'autopsia che era stata una morte violenta e che il corpo era stato congelato prima di essere buttato nel bosco. Poi ulteriori indagini fecero emergere che si trattava di un esponente del crimine organizzato, ucciso da un killer che aveva l'abitudine di congelare tutti i corpi prima di gettarli nel bosco. Un altro incidente coinvolse un ragazzino che stava giocando sul ciglio della strada con un pallone nelle vicinanze di un serbatoio dell'acqua. Il pallone gli rotolò al di là di un muro e lui, nel tentativo di andarlo a recuperare, scavalcò il muro ma non si accorse del dirupo e quindi precipitò di sotto, morendo annegato nel fiume sottostante. E molte testimonianze giurano di aver visto il fantasma di questo ragazzino che si aggira ancora intorno al serbatoio dell'acqua. Un altro incidente coinvolse una ragazza che a bordo della sua auto, perse il controllo e perse anche la vita. Molti testimoni giurano di vederla ancora correre avanti e indietro lungo questa strada a bordo della sua auto con un fanalino rotto. Un altro episodio risale al 1939, quando furono uccise due guardie forestali con due colpi di pistola da due rapinatori. E molti testimoni giurano di aver visto il fantasma di queste due guardie forestali che si aggirano ancora intorno a questo luogo allo scopo di mettere in guardia i turisti. Poi lungo questa strada c'è un antico forno che risale al XVIII secolo e sembra sia stato utilizzato durante la guerra d'indipendenza americana per fondere il ferro. Questo forno ha una struttura conica in pietra e sembra che oggi sia utilizzato come tempio per compiere dei riti satanici. Attorno a questa strada ci sono quindi un sacco di credenze, di testimonianze, di suggestioni, ma ci sono anche dei fatti di cronaca, quindi dei fatti che sono realmente accaduti, e sembra che proprio questi fatti abbiano alimentato nel tempo tutte queste suggestioni e tutte queste credenze. Io lascio a voi la libertà di credere o non credere, queste sono tutte le testimonianze che io sono riuscita a raccogliere nella rete. Fatemi
Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, se conoscete magari altri fatti simili. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Vi aspetto alla prossima e vi mando un bacio enorme.